quando posso rivederti ancora. That's my way of saying that I love you. Lei composto con il brand Louis Joe è un po' uno degli uomini del momento, diciamo, nel mondo della moda, con questo grande rilancio e, diciamo, questo piano di espansione a livello commerciale e questa nuova visione, questo rinnovamento, diciamo, anche a livello stilistico. Decido un po' lei cosa vogliamo fare. Ma guardi, intanto la ringrazio di essere protagonisti, forse semplicemente potremmo dire di essere al centro di un mondo che è quello italiano, dove la moda ha una fortissima capacità di attrazione verso il mondo, e questo naturalmente ci dà una grande opportunità. Essere qui con Alpitti è per me un orgoglio. Siamo in uno degli ambienti ovviamente più cool e più sensibili nel segmento moda, lo dimostra il fatto che abbiamo raggiunto numeri superiori al 2019, che vuol dire che questa rinascita italiana è tangibile ed è oggettivamente un punto forte di questa meravigliosa nazione. Detto questo, Liu Zhou si ripresenta dalla stagione precedente con nuovi concetti stilistici, con un prodotto sempre più mirato, sempre più preciso, sempre più in linea con quelli che sono i desiderati del nostro consumatore. Chi è oggi il vostro consumatore a livello ovviamente non solo italiano ma a livello internazionale, visto che presumo che la distribuzione del brand sia quasi a livello globale o addirittura a livello globale, possiamo dire? Ma il nostro uomo è un uomo attento, un uomo sensibile, un uomo che ha assolutamente la responsabilità del pianeta. Infatti molti capi con cui, che sono oggetto delle nostre nuove referenze, hanno la sensibilità di essere ecosostenibili. È un prodotto che ha la volontà di essere contemporaneo, moderno, attuale, ma che non vuole assolutamente dimenticare la capacità di essere adatto e adattabile ad ogni persona che lo vuole indossare. Grazie mille, è stato un piacere incontrarla. Ornello Cucinelli, innanzitutto grazie per l'accoglienza nel suo meraviglioso stand. Lei che da sempre è uno dei più grandi sostenitori di Pitti, come diceva ieri, come è stato anche detto ieri, se non ci fosse stato Ornello Cucinelli ad aiutarci nei primi anni probabilmente molti di noi non sarebbero tornati. Sai, Pitti credo che sia una grandissima manifestazione, sono 3 giorni di un défilé all'aperto, vengono 25.000 persone, quindi molto interessante. Poi andiamo tutti 3 giorni in Milano, si va nelle sfilate dei grandi stilisti, quindi alla fine diventa la più bella settimana secondo me al mondo della moda maschile. I'm just a man Una settimana che ci ha fatto conquistare anche una leadership a livello senz'altro europeo, forse anche mondiale, per la moda uomo, questo dialogo che si è instaurato tra la città di Firenze. Io penso di sì. Firenze e Milano insieme, una grande bella manifestazione. Lei presenta a Firenze, sarà presente ovviamente anche a Milano? Sempre, iniziamo venerdì mattina a Milano, finiamo domani sera qui e venerdì iniziamo su. Ultima domanda, poi la lascio. Cosa ne pensa di questa 103esima edizione che sta portando quasi ai numeri pre-Covid? Sì, al di là dei numeri si vede che c'è una necessità di parlarci, di incontrarci, di discutere insieme. Vedi com'è bello tutto questo dialogo, no? Ci mancava e ci mancava da 3 anni, quindi siamo tornati bene, è una bella atmosfera e credo che sarà un'importante stagione per il gusto maschile. Grazie mille, signor Cucinelli, grazie. Silvio Tombolini, un piacere rincontrarci per questa 103esima edizione, voi siete sempre presenti, fedelissimi, questa però è un'edizione un po' più
smart, no? Diciamo che c'è stata una bella accelerata. Vero, vero, è una edizione importante perché poi è un'edizione veramente post-Covid con dei numeri che abbiamo ripreso in maniera giusta, importante, e quindi ci avviamo anche al nostro 60° anno l'anno prossimo, il 2024, quindi ci avviciniamo a una data importante, pesante, una data che ricorda un po' la famiglia, mio nonno, mia madre e quindi anche le nostre maestranze. Anche quest'anno avete fatto, no, per la prima volta una scelta, diciamo, di testimonial legati al mondo dello sport, uno sport che non tutti conoscono, uno sport un po' di nicchia, però uno sport di grande storia, di grande verità, quindi il fil rouge che ci ha portati a invitare questi amici è la verità. Loro sono uomini veri, tenaci, resilienti, come lo siamo noi, come lo è la nostra azienda, come lo sono gli imprenditori italiani e le storie italiane, quindi la verità di una città anche che è quella di Firenze. Quando ti ho visto la prima volta già sentivo che eri. Protagonisti oggi da Tombolini per la 103esima edizione, i giocatori di calcio storico fiorentino, la squadra dei rossi e la squadra degli azzurri. Allora, raccontaci un po' questo sport che è, potremmo dire, uno dei baluardi della città di Firenze, ma esiste solo a Firenze, giusto? Il calcio storico fiorentino è una rievocazione storica e si gioca solo a Firenze a giugno, non diffidate dalle imitazioni. E voi sarete avversari a giugno? Noi siamo stati avversari quest'anno in finale. Ah, avete già giocato. Chi ha vinto? Posso chiedere? Abbiamo vinto noi. È orgoglioso, l'ha detto subito. Come mai Tombolini? Ci hanno detto che siete stati entusiasti quando siete stati invitati dall'azienda. Siamo stati invitati da Silvio. Bellissima esperienza, la roba magnifica, ci ha vestito e non ha avuto bisogno nemmeno delle taglie, la roba ci sta, direi, perfettamente, quindi quello parla da sé. E quindi siamo orgogliosi di rappresentare Firenze con Tombolini. Sento il mio cuore che batte. Che tipologia di, diciamo, di outfit e di stile avete scelto per questi sportivi? Abbiamo scelto il nostro abito running, lavabile e lavatrice, confortevole, di grande stretch, e loro ci si sentono bene e si sentono anche eleganti. Hanno una fisicità anche importante, no? Semplici da vestire. Hanno dei bei fisici, dei bei muscoli, ma con i nostri tessuti riusciamo a renderli di grande eleganza. Grazie mille Silvio, sempre un piacere. Grazie. Con noi Antonio Casillo, in rappresentanza di un brand 100% made in Italy, 100% made in Naples, come abbiamo detto prima, core business il pantalone ovviamente. Come è strutturata la collezione e come, diciamo, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista produttivo? La collezione ovviamente è strutturata in circa 150 capi e noi da un po' di tempo l'abbiamo suddivisa in 5 capsule diverse e appunto si caratterizzano per fitting e volumi. Il nostro core business, diciamo, il pantalone che ci ha reso riconoscibili dal mercato è il Gaga, ovvero un slim fit con fondo 17 di chiara ispirazione dei Gaga napoletani della Belle Époque degli anni 800, e perché quando è nato il nostro progetto avevamo appunto l'esigenza di trovare delle radici storiche che potessero appunto rifarsi a quello che era lo stile napoletano, e grazie a degli studi che ho fatto all'interno di Palazzo Reale nella Biblioteca Nazionale ho scoperto che appunto i vecchi signori nobili dell'Ottocento, ovvero i Gaga, utilizzavano già all'epoca dei pantaloni corti alla caviglia. Quindi per noi è stato, come dire, un retaggio storico che abbiamo cercato di reinterpretare in una maniera contemporanea. La ringrazio tantissimo Antonio per questo bel racconto e buon proseguo di questa bella edizione di Pitti. Grazie a lei e buon lavoro.
arrivederci, buonasera. If you're looking for action, I'll supply the attraction. I'm a man. Yeah, he's a man. Love me truly, truly love. Give me your unruly love. Parliamo un po' di sartoria, che ne parliamo volentieri in Italia, perché è uno dei nostri fiori all'occhiello, no? A livello globale, di sartoria made in Salerno. Ma noi nasciamo nel 68, è un'attività che nasce dai miei genitori, mio papà Biagio e mia mamma Carmela. Perseguiamo in realtà un concetto un po' diverso di sartoria, perché in realtà mio papà nasce come sarto su misura. Noi figli in realtà stiamo cercando di trasformare quella che è la sartoria su misura in un concetto diverso di sartorialità, cioè un po' più internazionale, che conservi i canoni della sartorialità partenopea, ma che diventi con un aspetto, con un look un po' più internazionale. You're my cuckoo papa. I canoni della sartorialità partenopea, che è una cosa è importante, un valore importante della nostra filiera moda, no? Giusto? Quali sono? Parliamone un secondo, perché magari c'è qualcuno che non li conosce. Ma in realtà la giacca sartoriale napoletana ha tante cose, un po' è svuotata, è completamente a pelle, c'ha la manica cosiddetta mappina, c'ha la tasca che ha l'invito per l'ingresso, quindi un po' a barchetta, il taschino a barchetta, c'ha parecchie cose che la contraddistinguono da quella che era in realtà la sartoria inglese, che era un po' più formale, più infustata, più... Diciamo che dalla sartoria partenopea è tutto, da Firenze è tutto, noi vi salutiamo e buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Buonasera, grazie mille.